Sono le 20:35, pochi minuti fa ha varcato il portone del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani Andrea Bonafede. L'operazione è scattata intorno alle ore 19. I carabinieri hanno tratto in arresto Andrea Bonafede nella sua abitazione, quella intestata alla sorella, a Tre Fontane, a Campobello di Mazara. È stato arrestato dagli uomini del ROS e quelli del Comando Provinciale di Trapani. Era solo e non ha opposto resistenza. È stato portato con questa Jeep Andrea Bonafede, da poi è sceso. I militari dell'arma lo hanno portato all'interno della caserma per le procedure di rito. Sono le 23:14. Andrea Bonafede sta uscendo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani. Ecco, la macchina varca il portone del Comando Provinciale dei Carabinieri, a bordo seduto dietro Andrea Bonafede, che si travisa il volto con dei fogli. Dietro la macchina dei carabinieri, e il viaggio terminerà tra poco nel carcere Pagliarelli di Palermo. Allora, ci sono state tante perquisizioni stanotte, questi servizi che noi mandiamo in onda, chiedo, che sento un audio sottofondo, e anzi ringraziamo i nostri tecnici dell'audio che sono sempre così attenti, e un ringraziamento speciale a tutti gli operatori della RAI che ci seguono con tanta attenzione e pazienza. Vedo Edoardo Lucarelli collegato. Allora, Edoardo, è stata una notte lunga, una notte in cui ci sono state una serie di perquisizioni. E si parla anche dell'autista, no? Ecco, l'autista di Messina Denaro. Noi abbiamo intervistato il figlio di questo autista, che sostiene che suo padre non conoscesse la vera identità dell'uomo che accompagnava in auto nei suoi spostamenti. Sentite. Io volevo dire solo che mio padre è da 7 giorni che è in carcere. E avendo fatto la richiesta al pubblico ministero, ancora ci devono far entrare i vestiti e le medicine. Avendo fatto dopo 7 giorni la richiesta. Ma sì. Solo questo devo dire. Ma glielo posso chiedere, ma suo padre è coinvolto nella vicenda? Sì, secondo è l'autista, sono Vincenzo Loppino, è il figlio. Questo è casa mia. No, ma quel garage dove c'era l'auto? È il vostro. Pure il mio. E quindi lei sapeva che l'auto di Messina Denaro era nel suo carro, nel suo garage? Io non l'ho mai visto. Io a mio padre lo credo, perché è una vita che si spacca la schiena, e se sono qui è grazie a lui. Quindi stanno facendo un torto a suo padre, un'ingiustizia? Non lo so. Quando la settimana? Lo vedranno i miei avvocati, l'avvocato di mio padre e la magistratura. Lei è indagato? Gentilmente, e basta. Siete indagati lei e suo fratello? Non lo so. Non le hanno detto se le abbiamo indagato? Lo saprò nelle prossime ore, ancora mi devono rilasciare dei verbali. Ok, grazie. Una buona serata. Grazie. Allora, il nostro Edoardo Lucarelli, che ha fatto mattina praticamente. Ciao Edoardo, buongiorno, arrivo subito da te. Volevo sentire l'avvocato Cassani, cioè qua si può negare qualsiasi cosa, addirittura che si facesse d'autista Matteo Messina Denaro a sua insaputa, come si suol dire, hashtag a sua insaputa. Beh, diciamo che può anche starci che un figlio cerchi di difendere il padre, insomma, su questo credo che faccia parte un po' del diritto naturale. Vabbè, ma certo, si difende l'indifendibile. Quello che a me preoccupa, Viriele, non è solo il fatto adesso che si vada a prendere l'autista o meno, ma in questi 30 anni quante protezioni anche di un certo livello hanno aiutato Messina Denaro, come è venuto a Turina, come è venuto a Provenzano? Perché adesso noi abbiamo arrestato un uomo ormai con un tumore al colon e una metastasi addirittura al fegato, quindi nella fase finale della sua vita. Il problema è che la magistratura bene farà a verificare qual è stata la fitta rete di protezione, ma di alto livello, anche della politica, non soltanto dell'autista o di qualche altro. Questo è il punto. C'è il pezzo di Andrea Bonafede, già andato? È andata la copertina? Ok, allora, Edoardo, a te. Dicevo, è stata una notte lunga.
Perché qua ogni giorno ce n'è una nuova. Fra l'altro, se mi racconti le dichiarazioni della figlia di Matteo Messina Denaro, perché sono molto curioso di sentire che cosa ha detto sul padre. Sì, allora, anzitutto, come dicevi, è stata una notte lunga, perché era una notte anche piena di colpi di scena. Perché lo diciamo? Perché Andrea Bonafede, il prestanome di Matteo Messina Denaro, fino a ieri non aveva avuto nessuna misura restrittiva. Invece ieri il GIP ha deciso per l'arresto, per la custodia cautelare in carcere. E noi siamo tornati su quelli che sono, erano i suoi luoghi. Qui viveva fino a circa un anno fa, ovviamente è stata perquisita dai cacciatori di Sicilia, che sono qui il reparto speciale dei carabinieri, invece dall'altra parte c'è la casa della mamma. Notte lunga perché appunto si è deciso per questo arresto. Lui era nella casa, quella sul mare, quella di Trefontane, una delle frazioni di Campobello, era da solo, anche perché la mamma aveva fatto capire, chiesto insomma, che nel caso in cui ci dovesse essere questo tipo di misura non fosse presente, mamma 85enne. È un passo fondamentale per questa inchiesta, Eleonora. Perché? Perché si è appurato, gli investigatori hanno appurato che il suo ruolo non era semplicemente quello di un prestanome, di una persona che avrebbe dato appunto i suoi documenti, uno in particolare la carta d'identità al Messina Denaro, ma sarebbe stato un personaggio di spicco, associazione mafiosa. Questa è la ipotesi di reato che viene contestata al Bonafede. Noi abbiamo seguito anche questa serata lunga, cominciata intorno alle 19, quando è scattato il blitz dei ROS, dei carabinieri e dei carabinieri del comando provinciale di Trapani, e poi siamo andati fino appunto a Trapani, al comando provinciale, dove poi lui è rimasto lì per tutta la serata e poi è stato spostato al Pagliarelli, al carcere di Palermo. Un personaggio dunque importante, come importanti, lo dicevi, sono le dichiarazioni che avrebbe fatto la figlia del padrino, il quale all'inizio avrebbe detto che non voleva incontrarlo, che non voleva sapere niente di lui. Poi c'è stata una correzione anche in questo senso, anche forse dettata un po', o meglio indirizzata, perfezionata dalle parole del suo avvocato. Vedremo, perché di familiari anche si parlerà molto nelle prossime ore per quanto riguarda Matteo Messina Denaro, perché si è ventilata, e vi possiamo dare delle conferme, l'ipotesi che lui, soprattutto nel primo covo, cioè l'ultimo che poi ha frequentato, frequentasse una donna, perché sono stati trovati degli abiti femminili. Ieri sono tornati i RIS, e questo significa che i cacciatori di Sicilia, che sono esperti in perlustrazioni, potrebbero aver trovato qualche vano ancora da ispezionare. Come sappiamo, la procedura prevede che vadano prima i reparti specializzati proprio per trovare delle tracce. Grazie Edoardo, per qualsiasi aggiornamento richiedi.